Bentornati amici di Telegolfo, siamo ancora qui per una nuova puntata di Overtime Football. Con voi Davide Guzzardi, pronto ad analizzare assieme a voi tutto quello che è successo in questa settimana. Cominciamo come sempre dalla Serie D, dove il Fondi ha travolto letteralmente il Gallipoli per 5-1. Sfida facile quella in trasferta per la squadra di Pochesci, che affrontava la squadra ultima in classifica ancora a 0 punti. Trascinata da Meloni, capocannoniere, grazie anche alle due reti realizzate in questa partita, con 10 gol, capocannoniere, come abbiamo detto, del campionato di Serie D, del girone H, il campionato di Serie D. Il Fondi ha ottenuto la prima importante vittoria in trasferta, la seconda vittoria di fila e nel quinto risultato utile consecutivo per la squadra, che ora si trova al settimo posto della classifica. Nel prossimo turno la squadra di Pochesci affronterà la Z Picerno, che possiamo dire è una doppiata del Fondi, se ci consentite il termine improprio, perché si trova esattamente al 14° posto. Scendiamo di una categoria, perché l'Eccellenza ha offerto sicuramente molti più spunti di riflessione rispetto alla Serie D, perché nel turno infrasettimanale, prima del turno di sabato mattina, si è giocata la Coppa Italia di Eccellenza, che ha fornito, diciamo, ci ha regalato a poche settimane di distanza dalla prima giornata di campionato, ci ha regalato nuovamente il derby tra Città di Minturno Marina e Gaeta. Terminato 1-1, noi andiamo a sentire le opinioni dei due allenatori, Pernice e Melchionna, nelle interviste di Giuseppe Capuano. We'll be right back.
forse in tempi non sospetti, avevo detto che il Minturno quest'anno è una buona squadra. Rispetto all'anno scorso l'ho vista molto più concreta, molto più strutturata, una buonissima corsa, poi messa bene in campo dal mister, quindi ritengo, sapevamo che non era facile. Poi il terreno di gioco sicuramente non giova per chi non è abituato ed ecco che le difficoltà aumentano, però devo dire che oggi i ragazzi sono stati bravi, anche chi oggi ha fatto riposare qualcuno che magari ha giocato più la domenica mi ha dato grande, grande dimostrazione, e quindi devo dire che è stata una partita ottima per tutte le situazioni, anche il risultato sicuramente, sono partite e si giocano su 180 minuti e l'1-1 fuori casa sicuramente ci dà una grande mano. Sì, diciamo che è stata una buona partita per quanto riguarda l'intensità, l'applicazione, però francamente abbiamo preso un gol proprio da Bulli. Daniele stava proprio distratto, stava dall'altra parte del campo, poi lui ha fatto una bella esecuzione, un tiro quasi da centrocampo, con l'esterno destro a rientrare, e quindi ci ha un po' beffato. Però siamo stati bravi a reagire, ci siamo rimessi un'altra volta in mezzo al campo con una certa maniera, anche se francamente a me la partita dal punto di vista tecnico non è piaciuta perché abbiamo fatto troppe palle lunghe. Non è il solito Minturno. No, diciamo che dobbiamo lavorare proprio su questi argomenti, dove oggi comunque abbiamo cambiato 5-6 elementi, dove abbiamo fatto capire che effettivamente servono tutti, e per cui ottima risposta di quelli che comunque sono entrati e hanno dato un grande apporto. Però dobbiamo lavorare sulle palle un po' più corte, sui palleggi, sulle uscite, e soprattutto quando poi una squadra avversaria ti concede di giocare in 10 contro 11, dobbiamo essere un po' più bravi a farli uscire, a tenere palla sui piedi, tutte queste cose qua. Però la gioventù ti porta a fare una reazione diversa, quella di andare sempre, muoversi sempre in continuazione con frenesia, quindi dobbiamo un po' lavorare su questa cosa qui. Non solo Coppa, come abbiamo detto è andata di scena anche la sesta giornata di campionato nel girone B di Eccellenza Laziale. Noi andiamo a vedere innanzitutto cosa è successo sul campo del Minturno con i ragazzi di Pernice impegnati contro l'Audace San Vito Empolitana. Nella sintesi le interviste realizzate con la regia di Nicola Dell'Anno. We'll be right back.
Francamente a me non mi ha sorpreso perché poi abbiamo visto il percorso ultimo fatto dall'Empoletano e in settimana ho predicato con i ragazzi che a meno delle immagini estrapolate a destra e a sinistra, visto che quello che fanno in mezzo a campo, avevo detto questa è una bella squadra, soprattutto con il reparto d'attacco. E oggi se dobbiamo fare un'analisi, la differenza sono stati proprio i due reparti, l'attacco loro e la difesa nostra, dove a volte siamo stati sfortunati noi, a volte fortunati loro e viceversa. E il fatto lo dimostra che loro mi sembrano preso due o tre legni, quindi loro si sono mossi abbastanza bene sulla parte davanti. Lo sapevamo, siamo stati bravi, abbiamo tenuto botto, come si vuol dire. A volte, come si dice in gergo, è meglio feriti che morti. E siamo stati bravi a portarci un punticino a casa, secondo me, contro una buona squadra. Sì, abbiamo fatto un primo tempo buono, a buon ritmo e poi sì, sul finire eravamo un po' stanchi tutti. Ci siamo un po' allungati e quindi loro con queste palle lunghe ci hanno messo un po' in difficoltà, ma penso che alla fine il portiere e i quattro dietro hanno corso pochi pericoli. L'anno scorso questa squadra si è salvata, diciamo, con due punti di vantaggio sulla zona playout, quest'anno è stata rifondata tanto, il direttore sportivo si è preso qualche rischio, immagino lei sarà stufo di spiegare come è arrivato ad allenare sulla panchina del San Vito, quindi parliamo di altro. Quest'anno quindi avete da un certo punto di vista sorpreso le attese perché prima di questa partita eravate terzi a soli 3 punti dall'unica squadra che vi ha battuto fino a questo momento. Beh sì, stiamo facendo un buon campionato, però dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile, dobbiamo guardare in basso, guardarci dietro e fare partite come questa, uscire dal campo sempre con la maglia sporca, sporchi di fango, dando tutto e poi alla fine vediamo di salvarci con 2, 3, 5 punti in anticipo. Una volta raggiunti 40 punti possiamo pensare a guardare in alto, però per adesso stiamo, non so, a 8 punti, non so, a 4 punti dalla zona salvezza. Non è riuscita quindi al minturno d'impresa di arrivare alla terza vittoria su tre in casa in quello che è poi il secondo 0-0 consecutivo, che però vale il quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Pernice. Riesce invece in questo piccolo traguardo il Gaeta, che stende 3-0 il Palestrina nella partita di giocata sabato pomeriggio, l'unica possiamo dire quasi in posticipo per quanto riguarda la sesta giornata, il quarto risultato utile consecutivo per quello che è il miglior attacco con 18 reti dell'eccellenza. Noi andiamo a sentire l'intervista telefonica di Felice Pantanella realizzata all'allenatore Melchionna del Gaeta. Felice Mergionna, tecnico della Gaeta, parliamo del match vinto in casa domenica contro il Monte San Biagio. Mi sembra che il campo di Monte San Biagio porti bene perché a parte qualche intoppo, chiaramente tutte vittorie, no? Ma il campo di San Biagio sicuramente ci sta portando bene, ma secondo me anche il fatto di giocare il pomeriggio sicuramente è un altro fattore. La mattina ancora non abbiamo bene metabolizzato gli orari, stiamo provando durante la settimana ad allenarci anche la mattina fino a che insomma abituarsi parecchi giocatori importanti, sono gli ultimi anni giocano sempre per in Serie D e quindi questo la mattina un po' di scompenso ce lo sta creando, però dobbiamo superarlo immediatamente perché in casa giocheremo sempre di mattina e quindi questo non deve e non potrà essere un alibi per diciamo gli scarsi risultati che in trasferta stanno facendo, perché è vero che veniamo da diverse partite ormai di risultati positivi, ma anche è vero che il trend in trasferta deve cambiare perché insomma per raggiungere un obiettivo come lo vogliamo raggiungere così importante c'è bisogno insomma di vincere anche in trasferta. Parliamo un attimo della partita contro il Palestrina, com'è andata? Ma una partita sicuramente che si è messa subito bene perché poi insomma dopo una fase di studio da entrambe le parti siamo riusciti a sbloccare il gol, la partita su una palla inattiva con Setaciano. E da lì poi nel giro di 5 minuti abbiamo fatto il secondo e il terzo gol, quindi poi in virtù anche del secondo turno della seconda partita di Coppa abbiamo gestito bene la seconda parte senza affondare più di tanto, cercando di far solo passare il tempo. Come
squadra, sono stati bravi ragazzi, insomma, a gestire bene la partita e a portare a casa una vittoria importante, che adesso ci riduffiamo immediatamente da domani nella partita di ritorno col Minturno, che sarebbe una squadra molto ostica da affrontare. Infatti è una squadra sicuramente robusta, forse non molto tecnica, ma robusta, no? Sì, ma io insomma l'ho detto sempre in tempi non sospetta, la prima giornata quando vincemmo 4-2, che era una squadra insomma rispetto all'anno scorso più concreta, più strutturata, una buona squadra che sicuramente durante il campionato verrà affidato a succedere parecchio come sta facendo. È ovvio che da parte nostra dobbiamo mettere sul piatto la maggiore qualità che abbiamo, soprattutto nel sintetico, e far sì insomma che questa partita giovedì portiamo a casa, perché è importante anche per noi proseguire nella Coppa. Un attimo sul Palestrina, squadra retrocessa, come l'hai vista domenica? Ma il Palestrina ultimamente, visto anche i risultati, sta alternando un po' le varie situazioni. Veniva da un paio di risultati importanti, aveva pareggiato anche a Colleferro dove era andato sotto di 2 gol. È una squadra giovane, come tutte le squadre giovane, magari possono avere anche dei cari durante la partita stessa, e poi magari una volta che vanno sotto di 1 o 2 gol non riescono più a riprendersi. È quello che è successo secondo me ieri. Poi sono una squadra molto veloce, brava sugli esterni, con dei bei movimenti in fase offensiva. Poi vedo una squadra giovane, può accusare per la poca esperienza queste situazioni qua, come è capitato ieri, che nel giro di 5-6 minuti abbiamo fatto 3 gol. Allora il prossimo turno è fuori casa, giusto? Prossimo turno giochiamo ad Arci, insomma un campo sempre la mattina, difficile la mattina, sicuramente le condizioni del campo non ci agevoleranno, però noi non, ripeto, non deve essere un alibi, perché dobbiamo adattarci immediatamente alle varie situazioni che affronteremo in trasferta. Domenica, oltre a quella dell'orario mattutino, abbiamo anche il discorso campo, che è un campo addetto dagli addetti ai lavori, insomma, di terra, un po' insomma non nelle migliori condizioni di poter esprimere il calcio che vogliamo, però insomma dobbiamo adattarci immediatamente e cercare di portare a casa 3 punti che ti danno sicuramente continuità, che è importante, ripeto, per i nostri traguardi. Ultima battuta riguardo al pubblico, mi sembra che è presente lì a Monte San Biagio, anche se a livello mediatico qui a Gaeta non ci sono molti manifesti per queste partite che gioca in casa appunto la Chietra, quindi aspettiamo un momento che apra il ricinello. Sapete i tempi di quando potrà essere aperto? Guarda, sicuramente il nostro pubblico sta dimostrando già da queste prime giornate insomma di tenerci come ci ha sempre tenuto e ci ha sempre seguito, e lo sta facendo anche spostandosi di 40 km, quindi questo dimostra l'attaccamento che il nostro pubblico ha nei confronti dei propri colori. È ovvio che giocare in casa a Ricinello è tutta un'altra cosa, sia per quanto riguarda l'impianto, sia per quanto riguarda la struttura del campo, sia per quanto riguarda giocare nel centro della tua città. Insomma, sono tante e diverse le situazioni che ti porteranno sicuramente ad avere maggiori motivazioni. Per l'apertura del nostro campo, penso insomma che non vorrei essere smentito, ma entro il 15 novembre insomma dovremmo tornare a casa nostra, anche perché i lavori ogni tanto mi piace andare a seguirli, che sto insomma vedendo camminano abbastanza veloce, quindi ritengo che dobbiamo sacrificarci ancora un mesetto per poi, ripeto, tornare a casa nostra davanti ai nostri tifosi, che sicuramente motivazioni importanti e maggiori sicuramente dal nostro campo arriveranno. Guarda dall'alto del suo quarto posto il Gaeta, i cugini dell'Itri che invece sprofondano al 10° posto in classifica dopo la 3ª sconfitta su 3 subita in trasferta, stavolta sul campo del Pomezia per 2-0. Diciamo la 3ª sconfitta nella 3ª uscita stagionale. Noi andiamo a sentire l'intervista telefonica realizzata ancora una volta da Felice Pantanella all'allenatore dell'Itri Parisella. Alessandro Parisella, allenatore della Nuova Iti, con lui parliamo di questa inaspettata sconfitta a Pomezia, ma chiaramente il tecnico l'aveva già detto qualche settimana fa che comunque Pomezia non era una trasferta facile. Com'è andata, mister? Niente, noi sapevamo che la classifica del Pomezia era una classifica bugiarda, perché è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, quindi
se leggete i nomi della formazione, sono tutti nomi che l'anno scorso chi ha vinto il campionato dal Bologna, chi ha fatto gol come la Ghigna, anche col Nettuno, chi già stava a Pomezia e quindi era un giocatore di valore. È normale che sapevamo che la partita non era facile, la partita era difficile. Mi dispiace solo, a prescindere dal risultato, che purtroppo in questo periodo si stanno penalizzando un po' alcune situazioni dovute anche ai nostri errori. Mi dispiace che noi abbiamo affrontato la partita a viso aperto, abbiamo fatto una partita all'altezza della situazione sotto tutti i punti di vista. Però ecco, se non mettiamo la palla dentro, se non sfruttiamo tutto quello che creiamo e non siamo in grado poi di ribaltare una partita, perché da un gol fatto al 42esimo del secondo tempo siamo andati sotto, al 42esimo del primo tempo siamo andati sotto e abbiamo avuto un paio di occasioni appena iniziato il secondo tempo per poter pareggiare la partita, non ci siamo riusciti. È normale che poi possiamo prendere un gol in contropiede, è normale che a lungo andare la partita, poi calcolando la partita di mercoledì, noi che dovevamo recuperare il risultato, lo spreco di energie è maggiore e quindi ne potevamo risentire un po'. Tra l'altro, se non ricordo male, ti mancava anche Gaetano Fiore squalificato, giusto? Sì, ma io non faccio recriminazioni sugli assenti, dico solo che alcuni atteggiamenti durante la partita devono essere per noi in questo periodo devono essere determinanti, dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente, dobbiamo essere bravi a stare sempre in partita, anche il pallone più innocuo lo dobbiamo gestire in maniera diversa, perché altrimenti poi siamo sempre a recriminare su situazioni. Noi dobbiamo essere bravi a uscirne da questa situazione, perché la squadra è viva, la squadra gioca a calcio, produce tante azioni da gol, non è una squadra remissiva. Però ecco, è una fase negativa, diciamo. È una fase negativa che stiamo pagando in questo momento fuori casa e purtroppo adesso dobbiamo invertire la rotta. Già domenica, a prescindere da martedì, mercoledì, abbiamo l'obbligo di qualificarci in Coppa Italia e quindi di andare a fare una partita per qualificarci. Già domenica abbiamo il big match con il Ciambino, una squadra che non ha mai perso, una squadra che sta facendo un grande campionato, crescendo la matricola, e quindi dobbiamo prepararci al meglio per questo tipo di situazione. Quindi già anticipato la mia domanda riguardante il prossimo turno. Situazione appunto della squadra in previsione di questo big match, hai problemi di formazione? No, penso di no, perché sì, i due squalificati li recuperiamo tutti e due, però adesso dobbiamo pensare prima a mercoledì, e poi dopo mercoledì vediamo un attimo come stanno le cose, perché qualche ragazzo ha bisogno di riposarsi, quindi mercoledì sicuramente non verrà schierato, perché ha già fatto tre partite in una settimana e quindi non possiamo spremere i giocatori. Qualcuno che ieri ha accusato un po' la stanchezza verso il finale, è giusto che mercoledì si riposi, e ci sono altri giocatori che sono alla stessa situazione e ci possono permettere di fare un buon risultato. A proposito di big match, abbiamo anche, comunque già l'hai accennato, il discorso legato alla Coppa Italia. Mercoledì dovrà giocare a Nettuno, ma secondo te hai le possibilità di qualificarti per questa Coppa? Sì, la partita è aperta, pareggio 1-1, noi siamo una squadra che produce tante azioni da gol, dobbiamo andare fuori casa a fare un gol e poi vediamo un attimo come si mette la partita. Sicuramente troveremo una squadra che ci difende, una squadra come già dimostrata a Idri, valore sul aspetto del difensivo, 10 persone dietro la linea della palla che non ci permettevano di giocare con una certa tranquillità, è una cosa normale, ogni squadra usa la sua tattica a seconda dei giocatori e noi siamo costretti domenica, mercoledì ad andare a fare una partita dove sappiamo che se non facciamo almeno un gol non possiamo fare niente. E quindi giocheremo sicuramente dalla ricerca di questo gol già dal primo minuto, perché siamo consapevoli che se noi siamo in grado di fare la partita, noi non siamo una squadra che sa aspettare, che sta là a vedere che cosa fa la squadra avversaria. Quindi questo mi fa ben sperare per questa partita di mercoledì. Ovviamente da rettificare la data del ritorno di Coppa, perché non sarà il 14 di mercoledì ma sarà giovedì 15.
Nelle altre partite della sesta giornata c'è da segnalare innanzitutto il rinvio della partita tra Cassino e Colleferro in casa della squadra romana, dovuta agli impegni di quattro giocatori, due per parte delle due squadre impegnati con la rappresentativa juniores del Lazio nel torneo Wojtyla. Da segnalare anche l'1-0 del Ciampino, che continua la sua marcia in testa alla classifica. Ciampino che sarà ospite sul campo dell'Itri nella prossima giornata, quindi l'occasione di riscatto per la squadra di Parisella arriverà proprio contro la squadra che attualmente sembra impossibile da fermare. Ospite o meglio osservatore interessato di questa situazione e soprattutto di un'altra partita che si giocherà nella settima giornata, diciamo, parliamo della partita tra la Vissartena e il Roccasecca, rispettivamente terza in classifica e seconda di questo campionato, è chiaramente il Gaeta, che affronterà in trasferta l'Arce, aspettando e sperando che le due squadre davanti a lei si annullino un po' a vicenda. L'altra partita è le squadre del nostro territorio, invece sarà la trasferta, da un certo punto di vista semplice, ma semplice non è mai, contro il Morolo del Minturno di Pernice. Scendiamo ancora una volta di categoria, scendiamo in promozione girone D, dove solo il Formia 1905 è riuscito a uscire vittorioso dalla quarta giornata di campionato. Sul campo dell'insieme Ausonia la vittoria per 2-1 è la seconda consecutiva per la squadra di Rosolino, che guida la classifica dei migliori attacchi di questo campionato con 11 reti. Le altre squadre invece, l'Atletico Formia ha perso 2-0 contro la Latri in casa, mentre le due trasferte di Procalcio Lenola e Suio sono finite nello stesso modo, 1-0 per l'Ermada contro il Lenola e 2-2 sul campo del Latina Scalo per il Suio. Prima del prossimo turno invece dobbiamo ricordare che si giocherà la partita di ritorno di Coppa Italia nel turno, in quello che si può definire quindi una sorta di turno infrasettimanale. Tutte le squadre, diciamo, di cui siamo soliti parlare partono con la vittoria importante nel primo turno giocato il 30 di settembre. Il Borgo Podgora dovrà cercare di sovvertire in casa il risultato di 2-1, o meglio in trasferta, in casa del Formia, il risultato di 2-1 per la squadra di Rosolino. Parte dal 2-1 anche l'Atletico Formia, che giocherà in casa del Racing Club. 4-2 risultato da difendere in casa per la Procalcio Lenola contro il Cori. L'1-0 stretto che il Suglio dovrà cercare di mantenere tra le mura dello stadio di casa contro l'Unipomezia. Nel prossimo turno invece le squadre saranno impegnate rispettivamente il Formia contro il Tecchina Tecna, squadra che la segue in classifica. Il Formia è al secondo posto a meno uno dal primo, il Tecchina è al quarto posto a solo un punto dalla squadra di Rosolino, nella partita in casa che forse si potrà finalmente giocare nello stadio di Maranola. Per quanto riguarda invece l'Atletico Formia, una trasferta contro il Real Cassino Terra di Lavoro, squadra all'ottavo posto in classifica. Il Lenola giocherà in casa contro il Pontinia e il Suio in trasferta contro la Latri, terzo in classifica, con l'opportunità quindi di fare un favore proprio alla squadra di Rosolino, che è appaiata con la Latri a 9 punti in classifica. Di scena la seconda giornata invece per quanto riguarda il girone H della prima categoria. Noi andiamo a vedere il derby tra l'Atletico Castelforte e la Don Bosco Gaeta, finito in pareggio per 1-1. Il San Cosma e Damiano invece pareggia 0-0 sul campo dell'R11 Latina, mentre prosegue a punteggio pieno il cammino di Antonio Palluzzi e Sonnino a 6 punti in testa alla classifica, 2-1-0 per il Palluzzi in trasferta contro il Montenero e in casa per il Sonnino contro il Bassiano. Noi andiamo a sentire le interviste realizzate, anzi permettetemi di fare un ringraziamento al nostro amico Eric Montana, agli allenatori di Damante e Tuccinardi, rispettivamente di Don Bosco e di Atletico Castelforte. È un primo tempo brutto da parte della mia squadra, siamo entrati in campo molli, loro erano molto determinati, sapevamo che dovevamo andare ad affrontare una partita del genere. Poi nel secondo tempo i ragazzi comunque sono usciti, piano piano abbiamo fatto valere le nostre qualità, il pareggio penso sia meritato, anche se comunque loro hanno avuto alcune occasioni, il portiere nostro ha fatto due o tre belle parate. Però io sono contento perché sono un'ottima reazione.
il mantenimento di questa categoria è l'obiettivo principale. Poi ai ragazzi non bisogna mai mettere limiti, bisogna ambire sempre a qualcosa di buono e di migliore. Faccio i complimenti comunque al Castelforte, è un'ottima squadra. Ma è una partita che penso che chi ha visto la partita, grosso modo, abbiamo avuto il pavino del gioco sempre noi, eravamo in vantaggio e c'è stato questo episodio del calcio di punizione in cui lì in aria ha colpito ben due volte, prima di testa, poi sulla spinta del portiere non siamo riusciti a coprire la porta e siamo stati beffati. Purtroppo le partite su 1-0 devono essere chiuse, l'abbiamo detto negli spogliatoi, il primo tempo lo stesso potevamo chiuderla, dovevamo chiuderla nel secondo tempo, abbiamo avuto anche tre occasioni, però purtroppo non è andata bene. Grande merito è andato, cioè va al portiere della squadra avversaria che secondo me è stato il migliore in campo. Ma noi siamo una squadra molto giovane, siamo stati ripescati quest'anno, quindi primo anno che stiamo facendo la prima categoria e l'obiettivo è la salvezza. Poi una volta che è sperando di fare subito i punti necessari alla salvezza, poi ce la giochiamo, insomma, vediamo un po' quello che siamo capaci di fare. Però noi viviamo la giornata, quindi domenica per domenica, cercando comunque di giocare e di sputare sangue in campo. Proprio contro l'Antonio Palluzzi, prima in classifica, si scontrerà in trasferta sul campo dell'Antonio Palluzzi il Santi Cosma e Damiano, che avrà l'opportunità da seconda in classifica a 4 punti, o meglio da terza in classifica a 4 punti, di scavalcare la squadra attualmente primatista. Le altre squadre del nostro territorio, il Castelforte sarà impegnato in casa, così come la Don Bosco Gaeta, rispettivamente contro R11 Latina e Priverno Calcio. Dopo la prima categoria c'è la seconda categoria, girone M, la matematica non è un'opinione, è andata di scena anche qui la seconda giornata di campionato. Vi vado a leggere molto velocemente i risultati. I Briganti vincono 2-1 contro il Real Maranola, 1-1 pareggio tra Castrocielo e Penitro, 1-0 tra Esperia e Ponza, Mistral Marina Maranola 2-2, Nova San Bartolomeo Real Piedimonte 2-1, San Giovanni Incarico Spinium 0-2, San Lorenzo Procalcio San Giorgio 2-1, Vis Ceprano contro Atletico Cervaro 1-1. Nel prossimo turno invece l'Atletico Cervaro affronterà la Mistral, Castrocielo, San Giovanni Incarico, Marina Maranola, San Lorenzo, Penitro Esperia, Ponza, Vis Ceprano, Procalcio, San Giorgio, Nuova San Bartolomeo, Real Maranola, Spinium e Real Piedimonte, San Germano, Briganti. Nuova San Bartolomeo che guida la classifica proprio assieme ai Briganti di Itri a 6 punti, ancora 0 punti in coda alla classifica della seconda categoria, Real Maranola, Procalcio, San Giorgio e San Giovanni in carico. Delle piccole pillole invece per quanto riguarda le categorie giovanili, perché si è giocata la quarta giornata di Juniores Elite B. Le squadre del nostro territorio impegnate sono state il Cassino e il Gaeta. Cassino che è andata a perdere 1-0 sul campo della Fortitudo Roma, seconda in classifica, mentre il Gaeta è riuscito a vincere contro il Football Club per 1-0. Ancora un'ultima notizia, gli allievi regionali girone D, il Borgo Podgora esce sconfitto contro l'Itri per 2-3, mentre il Minturno pareggia 1-1 sul campo del Cecchina. Per oggi è tutto, noi io Davide Guzzardi e Giuseppe Capuano in regia vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana con un nuovo appuntamento con Overtime Football.